Nell'immaginario collettivo siamo quelli che legano i palloncini alle feste. Il mio essere educatore nasce proprio da questa attività, perché per 10 anni sono stata educatore d'oratorio. Da tale esperienza la scelta di iscrivermi al corso di laurea in educatore professionale di comunità. Le successive esperienze, in ambiti diversi, mi hanno reso ancora più consapevole della scelta fatta, spingendomi ad andare avanti nella professione e nella formazione universitaria. Il master in educatore professionale supervisore mi ha permesso di svolgere la supervisione agli studenti della triennale. Tale attività mi ha mostrato le molteplici sfaccettature dell'educatore nell'ambito educativo, formativo e pedagogico. Quindi la voglia di continuare gli studi come coordinatore per promuovere metodi, tecniche ed approcci. Mi piace pensare all'educatore come ad un ponte. Il ponte mette in comunicazione, l'educatore è promotore della nascita di relazioni, progettando, dove è possibile, un percorso che promuova l'autonomia e il benessere psicofisico delle persone con cui opera. Io mi ritengo un ponte vivace dove tutti possono passare. Alcune volte si passa disegnando, altre volte con dei passi di tango o tai chi, altre ancora cantando, leggendo, saltando o semplicemente ci si ferma per riposare o essere ascoltati. Per me è stato fondamentale integrare i saperi alle esperienze sul campo, per comporre una cassetta degli attrezzi dove poter attingere in base al contesto con cui mi relaziono. Sul mio ponte si possono incontrare Cosimo di Rondò, Didone, Bradamante, Bauman, Alda Merini, Bukowski, Mafalda e Charlie Brown e tutti insieme si possono legare i palloncini da far volare.